Guidiamo il cambiamento. Questo lo slogan scelto dalla CISL delle Marche che oggi si è ritrovata al centro congressi dell'Hotel Baia Flaminia di Pesaro in occasione dell'assemblea regionale che ha fatto il punto sugli ultimi 4 anni del sindacato marchigiano indagando gli scenari futuri per i suoi 153.000 iscritti. Noi ci proponiamo in una giornata come oggi di interrogarci su come migliorare le nostre azioni di tutela, assistenza e rappresentanza a favore principalmente degli iscritti, ma anche delle decine di migliaia di persone che si rivolgono a noi per affrontare i problemi dell'assistenza, della tutela sul lavoro, della previdenza, perché attraverso questa azione sosteniamo le persone nelle loro questioni del quotidiano e cerchiamo di dare un orientamento anche a quello che è il tipo di sostegno da offrire soprattutto alle persone più fragili e più deboli. Guidare il cambiamento implica questo tipo di attenzione perché il cambiamento necessario è quello che lega allo sviluppo sostenibile sul piano ambientale e economico anche un giusto quadro di attenzione alle tematiche sociali. Siamo 300 tra colleghe e colleghi, oggi ci siamo visti per fare intanto il bilancio della grande attività che abbiamo alle spalle, ma soprattutto per progettare insieme il nuovo sviluppo organizzativo. Siamo la CISL delle Marche, siamo un'associazione poderosa, svolgiamo attività di rappresentanza, di tutela, di assistenza, lo facciamo nei luoghi di lavoro, lo facciamo nelle nostre 109 sedi che abbiamo dislocato nelle Marche. Presente a Pesaro anche il segretario nazionale Luigi Sbarra che ha tracciato le linee guida del sindacato. Vogliamo esserci per cambiare, per guidare il cambiamento, non subirlo, e questo significa riposizionare l'azione sindacale sul terreno della responsabilità, del pragmatismo, del riformismo, dell'autonomia dalla politica, valorizzando gli strumenti propri della rappresentanza sociale che per noi rimangono la contrattazione collettiva nazionale di secondo livello e anche il sistema della bilateralità. A questa impostazione di tipo politico noi oggi vogliamo agganciare una visione, una nuova elaborazione della dimensione organizzativa. Al pensiero vogliamo collegare l'azione, che per la CISL significa essere un sindacato protagonista nei luoghi di lavoro e nel territorio. Vogliamo rafforzare la nostra prossimità, migliorare l'articolazione e la presenza delle nostre sedi per avvicinare quanto più possibile la rappresentanza sociale, contrattuale, il nostro diffuso sistema di servizi ai luoghi di lavoro, alle comunità locali, per intercettare, interpretare, affrontare e risolvere questa domanda sociale, questi bisogni nuovi che si stanno alzando dalla società, soprattutto dopo il Covid e dentro questa condizione di difficoltà che le famiglie hanno nel difendere, nel salvaguardare il potere di acquisto minacciato e messo in discussione da un'inflazione alta e anche da prezzi e tariffe fuori controllo.